Ciao a tutti e bentornati in Tesla News. Diamo quest'oggi il benvenuto a degli elementi davvero molto versatili, che però possono aggiungere un tocco di eleganza e raffinatezza a qualsiasi creazione crochet. Diamo il benvenuto quest'oggi ai bottoni gioiello, questi piccoli tesori che sono davvero molto di più che semplici chiusure, disponibili in tantissime forme, colori e dimensioni e progettati per chi ama i dettagli e non teme di osare con qualche tocco di lucentezza. Vediamo adesso quindi i bottoni gioiello di Tessiland. I bottoni presenti sul nostro catalogo Tessiland sono davvero tantissimi. Tutti hanno come elemento in comune il trattamento antigraffio. Parliamo di una tipologia di trattamento che avviene tramite un doppio spray che consente di far sì che tutti gli elementi che compongono ogni singolo bottone possano essere perfettamente sigillati ed abbiano anche una sorta di patina che li protegge, impedendo quindi di danneggiare eventuali capi. L'altro elemento che hanno in comune tutti questi bottoni è il gambo, infatti sono tutti provvisti di gambo proprio per un'applicazione facile e sicura, ma soprattutto per poi mostrare nella sua pienezza la bellezza di ogni singolo bottone. Sono tutti in cristalli, tutti rivestiti con dettagli in oro, in argento o canna di fucile. Questo che vediamo qui è il bottone Elisabetta, che ha un diametro di circa 24 mm, ha questa meravigliosa forma di fiore e ogni singolo cristallo è perfettamente incastonato all'interno. Questo invece è con i dettagli, eccoli qui, in argento e questi meravigliosi cristalli incastonati, è il bottone Grata, che ha un diametro di 32 mm, eccolo qui, e anch'esso ovviamente è provvisto di gambo. Qui invece abbiamo i bottoni Donut, a forma di ciambella, e sono tutti lavorati nella parte superiore, in rilievo, potrete sentirli delicatamente con i polpastrelli e questo meraviglioso cristallo al centro. E sono disponibili in ben 4 misure, quello più piccolo che è il 13x3, ma anche il 18x4, 23x5 e questa che è la misura più ampia, che è la 28x7. Questa invece è la variante bottone gioiello templare ed ha una luminosità incredibile. Parliamo infatti di tantissimi cristalli perfettamente incastonati, suddivisi da queste linee oro che impreziosiscono il bottone, ma non solo. E infine abbiamo la variante square, questa sorta di hashtag potremmo definirlo. Parliamo di anche qui un bottone gioiello con tutte queste linee che si intersecano tra di loro, piene di cristalli in due misure diverse, una sarà la 25x3 e l'altra la 30x4. Ma vediamo adesso una clip per scoprire insieme tutte le altre meravigliose varianti dei bottoni gioiello Tessiland. Li avete visti, sono davvero tantissimi e possono essere utilizzati in diversi modi. Sicuramente come chiusure per boleri, cardigan o giacche. Sceglieteli magari in modo tale che possano essere un bel contrasto proprio con il filato, per dare quindi un effetto visivo sorprendente. Oppure incorporateli in sciarpe, cappelli o guanti, per aggiungere appunto proprio un tocco di eleganza. Possono essere infatti utilizzati per aggiungere peso alle estremità di una sciarpa oppure su un punto focale di un berretto. Oppure applicateli su borse e portafogli per renderli sicuramente pezzi di dichiarazione di stile. O ancora potreste abbellire tende, cuscini, coperte per creare degli accenti luccicanti in modo tale da poter catturare la luce naturale della stanza. Ovviamente quando li sceglierete calcolate bene la dimensione che è posta sotto ogni articolo, in particolare nelle foto. Con questi splendidi bottoni gioiello davvero ogni creazione a crochet
diventerà parte di un'eleganza senza tempo e di una bellezza che si esprime attraverso il luccichio di un cristallo o la forma di un fiore lavorato. Quindi iniziate il vostro prossimo progetto crochet con un tocco di magia. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella e ovviamente seguirci su tutti i nostri social e iscrivervi al solo unico ed ufficiale gruppo Tessiland. Noi ci vediamo al prossimo magico articolo. Ciao!